Il tanto atteso faccia a faccia tra Matteo Renzi e Matteo Ricci si è svolto ieri sera a Baia Flaminia, sul palco allestito per la festa dell'unità del Partito Democratico. Il leader di Italia Viva, arrivato con largo anticipo rispetto all'inizio della serata, è stato accolto dall'ex sindaco Matteo Ricci. Prima una pericena in spiaggia e poi il confronto sul palco, presenti alla serata oltre 1500 persone. Sono qui perché penso che il centro-sinistra debba ripartire. Dopo due anni Matteo Renzi è tornato alla festa dell'unità. Si è parlato dell'ex leader che potrebbe riavvicinarsi da alleato del Partito Democratico. E proprio a Pesaro ieri il campo largo ha fatto un ulteriore passo in avanti. Sono qui perché il centro-sinistra deve ripartire e perché farei di tutto per far cadere il governo Meloni, ha detto Renzi. Voglio stare in una coalizione di centro-sinistra guida PD, ammette il leader di Italia Viva. Io penso che matematicamente si vinca mettendosi assieme. L'altra volta nel 2022 la Meloni non aveva la maggioranza del paese, ha avuto la maggioranza dei seggi perché siamo andati divisi. Ora non riapriamo quella pagina lì se non ne usciamo, ma se ci mettiamo d'accordo su alcune cose fondamentali si vince nelle Marche e si vince a livello nazionale. È chiaro che ciascuno di noi deve fare uno sforzo, noi per primi, per trovare i punti di accordo e non è facile, ma è l'unica strada. Un'alleanza, dice Renzi, che potrebbe costruirsi su temi comuni come il referendum sull'autonomia e gli stipendi. Prima ancora che il referendum sull'autonomia, secondo me c'è un tema che si chiama ceto medio, gli stipendi. La gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese. C'è un problema di spese per chi va a scuola, per chi va a lavorare, per chi era abituato con uno stipendio normale a vivere e che oggi invece fa fatica. 10 anni fa noi facemmo gli 80 euro, è un altro mondo, oggi gli 80 euro non basterebbero con l'inflazione che c'è, ci vorrebbe almeno 160 euro per il ceto medio, la partita è quella, ceto medio. Dunque a Pesaro prove di campo largo anche in vista delle prossime elezioni regionali. Nelle Marche il Partito Democratico punta alla rivincita ed è concreta l'ipotesi di Ricci candidato governatore. Per le regionali nelle Marche l'ex sindaco di Pesaro ha le idee chiare e tende la mano all'ex governatore Gianmario Spacca. Ma speriamo di aver dato il nostro contributo, volevamo aprire questa discussione, dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra intorno al Partito Democratico e per fare questo serve anche un partito di centro, liberale. Questa apertura di Renzi è importante, ovviamente ci sono tanti mal di pancia, tante ambiguità che dobbiamo sciogliere, però è un aspetto importante, non basta Italia Viva, come ho detto a Renzi, serve una forza politica nuova al centro, però Renzi non ha la forza, il consenso probabilmente per guidarla, ma ha l'intelligenza politica per favorirne la nascita. Eccolo qua. Grazie Matteo, grazie. Ciao.